Quella cuciniamo insieme ad Andrea, cucchi tiede, curiosi? E allora, Aonin in cucina. E allora, ed eccoci qua al nostro appuntamento goloso. Quello che vi presenterò oggi è un tipico dolce della città di Sciacca. Sciacca è famosa per tante cose, dal mare, il pescato, il carnevale, chi più ne ha più ne metta. Oppure fatto un'altra ricetta di un dolce tipico di questa cittadina meravigliosa siciliana, che è Ove Murina, eventualmente trovate il link giù nella descrizione di questo video. Oggi vi presenterò quest'altro dolce, che si chiama appunto cucchi tiede o cucchiariede, insomma una roba del genere, perché prende la forma del dorso del cucchiaio, da qui cucchiariede. È un dolce che ha origini nel fine 1300. Anche questo dolce è stato creato dalle monache di clausura ed è un dolce molto ricco di zuccheri. È veramente un dolce molto dolce, scusate il gioco di parole, ma vale la pena assaggiarlo perché è di una prelibatezza incredibile. La sua esecuzione è molto, ma molto semplice, per cui adesso non ci resta altro che cacciare le mani proprio materialmente, perché faremo un impasto con le mani, senza impastatrici o altri attrezzi. Adesso cominciamo ad amalgamare il tutto e a fare l'impasto. Quello che ci sono, della farina di mandorle, poi questo lo spostiamo, questo verde poi vi faccio vedere di che si tratta, ve ne parlerò dopo, i pirottini. Ci occorre farina di mandorle. Farina 00, che andremo ad unire, zucchero, c'è chi usa lo zucchero a velo, va bene uguale, io preferisco usare il semolato, anche perché il zucchero a velo non è un picco e poi mi serve per la glassa. E albumi, prendo una forchetta e comincio, aiutandomi con la forchetta, ad unire tutti i composti, a creare appunto questo impasto. Ok, adesso che abbiamo avviato l'impasto, adesso vai di mano. Che profumo di mandorla, mamma mia. Meraviglioso. Quindi, come vedete, veramente semplicissimo, facile, 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 facile. Questo, vi dicevo, è un dolce che poi va farcito con questa meraviglia di colore verde. Ma che cosa è? Bene, questa è una marmellata ricucuzza, in italiano zucca, la cosiddetta zucca serpente, zucchina serpente. In Sicilia si usa fare appunto una confettura semplicissima, quindi si pela, si fa sbollentare, dopodiché si va a mischiare a dello zucchero e si ottiene appunto questa confettura stupenda ricucuzza. Questo dolce viene pure chiamato mennola e cucuzza, che in italiano significa mandorla e zucchina. Questa è una tipica preparazione siciliana e la usiamo per farcire tantissimi dolci in Sicilia. Poi magari qualche volta farò, appena è periodo, perché adesso c'è malo tempo, ovviamente è una prelibatezza estiva, farò un video su come si fa appunto questa straordinaria confettura di cucuzza e lo pubblicherò e poi magari lo metterò il link lo metterò nella descrizione dei vari video dove appunto uso questa straordinaria confettura. Nel frattempo che stiamo chiacchierando, qua praticamente l'impasto è pronto. Ok, questa è la consistenza del nostro impasto, morbido. E adesso non ci resta altro che pellicolarlo e metterlo in frigorifero per almeno una decina di ore. Se tutta la notte è anche meglio, così lui si rassoda un attimino e sarà un po' più semplice poterlo lavorare. Quindi, pellicola. Frigorifero, un bennite perché una notte è per me, per voi soltanto pochi secondi. Ok, il passaggio successivo è quello di preparare dello zucchero a velo. Se volete prepararlo voi, non ci vuole nulla: zucchero semolato in un frullatore molto serio e frullato alla massima velocità. Oppure lo andate a comprare. Però dopo averlo fatto, ma anche con quello comprato, perché può essere sempre un po', come dire, grumoso, dall'umidità, passatelo sempre al setaccio e mettete all'interno di una bowl. Praticamente adesso andremo a fare una classica glassa all'acqua. Potevo fare quella con gli albumi, ma
che già questo dolce è parecchio impegnativo di suo, andarlo a caricare ulteriormente non mi andava proprio. Setacciato lo zucchero a velo, adesso metteremo dell'acqua tiepida, ma pochissima, proprio qualche goccia. E con una frusta cominciamo ad amalgamare. Quando l'acqua sarà assorbita, aggiungiamo l'altra. Ovviamente tutti gli ingredienti, non vi preoccupate, li troverete giù in descrizione. Con tutta la grammatura. E tutta la lista della spesa. Ecco, questa vedete ancora è una glassa un po' duretta. Se la voglio un po' più liquida, metto proprio ancora qualche goccia di acqua. Acqua non calda, tiepida. Se si dovesse verificare che dovesse risultare accidentalmente, perché sbagliate, se si dovesse verificare accidentalmente un errore, quindi dovesse risultare per esempio troppo dura, mettete qualche altra goccia d'acqua. Viceversa, se dovesse essere troppo morbida, perché magari avete messo troppa acqua, aggiungete altro zucchero a velo. La consistenza è questa qua. Trascorse le 10 ore, possiamo adesso cominciare a dare la forma ai cookie dough. Prendiamo l'impasto, ne prendiamo una porzione, lo mettiamo tra le mani. E diamo una forma ovale. Anticamente usavano come forma il dorso del cucchiaio, come potete vedere, per questo il nome, come vi dicevo poco fa. Adesso lo facciamo con le mani. Facciamo un piccolo foro al centro e metteremo la nostra confettura di cucuzza. E chiudiamo su se stessa. Mettiamo ancora un po'. Ed ecco qua il primo. Adesso vi faccio girare da questa parte così vedete tutto meglio da vicino. Dopo aver farcito i nostri cookie dough, non ci resta altro che infornarli. Forno preriscaldato, 170 gradi, 20-25 minuti. Andate controllando perché, come sapete benissimo, ogni forno fa storia a sé. Come diceva un Palermo, ogni te sei tribunale. A parte gli scherzi, veramente sapete benissimo che i forni non sono tutti uguali. Il sistema per vedere che sono pronti, basta vedere, sollevare un po' la parte inferiore, quindi la parte che va a toccare la teglia, vedete se ha preso colore, così come ovviamente la parte superiore. Una volta che hanno preso colore, li cacciate fuori dal forno e li fate raffreddare. E adesso andiamo a controllare, perché credo che quasi quasi ci siamo, così terminiamo la ricetta. Ed eccoci qua, belli caldi, caldi, caldi. Adesso dobbiamo farli raffreddare perché passeremo all'ultima fase, che è quella della glassatura, e poi la parte che mi piace di più, l'assaggio. I cookie dough si sono raffreddati, prendiamo la nostra glassa di zucchero a velo e cominciamo a glassarli. Parte superiore del cookie dough lo immergiamo. Ed eccolo qua. Facciamo a raffreddare, facciamo solidificare per bene la glassa e poi passiamo all'assaggio. Per esempio, un'altra variante molto carina potrebbe essere quella di colorare la glassa. Prendete il colorante alimentare, il colore che più vi piace, lo inserite e con la frusta amalgamate. Io ho usato questo verde perché mi vediamo un po' il colore racucuzza. Stessa cosa.
Ed ecco qua. Aspetta, mangi!